Ascolta Gesù e non sarai turbato. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Con grande gioia prendiamo la parola di Dio e lasciamo che come una lampada possa illuminare anche oggi il nostro cammino. Leggiamo Luca 10, 38, 42. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Amen». Carissimi, continuiamo il capitolo 10 del Vangelo secondo Luca e vediamo come oggi questa parola ci parla attraverso le figure di Maria e di Marta. Sembra, a volte, quando lo leggiamo, perché è un brano che conosciamo, che ci siano due fazioni. I lavoratori, coloro che sono attivi, che si danno da fare, e coloro che invece pregano, meditano, stanno alla presenza di Dio. Ora et labora. Sembra quasi, ad una prima lettura, che ci sia questa competizione e Gesù faccia vincere chi prega e ascolta. E molto spesso ricordo nel commento a questo Vangelo in questi anni che tanti dicevano: «Sì, è vero, Maria pregava, però c'è bisogno anche di chi lavora, di fare le cose, di chi si preoccupa, di chi comunque sta attento agli altri». Ecco, in realtà non c'è nessuna competizione. In realtà Gesù non sta annullando l'opera, in greco è detta diaconia. Il verbo è lo stesso del servire. Quindi Gesù non dice a Marta che non deve servire. Sta dicendo, ci sono due verbi greci molto molto belli che descrivono non tanto l'affanno, ma un atteggiamento di pesantezza, di disturbo, un atteggiamento di grande angoscia che non va bene. Ecco che Gesù quindi a Marta indirizza questo comando, questa espressione: tu ti stai affannando, ti stai agitando, stai perdendo la pace perché fai tanto, ma sappi che c'è una priorità. Ecco, la traduzione potremmo dire nel nostro italiano corrente: una priorità nelle cose che tu fai. Metti me, Gesù, al primo posto. Metti l'ascolto di ciò che io ti dico, della mia parola, al primo posto, dal quale tu trarrai un servizio senza affanni, senza pesantezze, ma nella pace, nella serenità. Ecco che cosa questa pagina del Vangelo oggi ci sta dicendo. Quindi non divide i lavoratori da coloro che pregano, ma dice a tutti: metti al primo posto Dio. Al mattino, quando ti svegli, quando ti alzi, prima di qualsiasi cosa, mettiti alla sua presenza. Ringrazialo, ascoltalo. Infatti, l'Evangelista Luca dice che Maria stava ad ascoltare il Maestro, era ai suoi piedi, ascoltava la sua parola. Questo è l'atteggiamento di tutti i cristiani. Al mattino, appena alzati, ai piedi del Maestro. E le parole che entrano dentro di noi avranno un eco per tutta la giornata, produrranno quanto questa parola ha promesso. E il nostro servizio, la nostra diaconia sarà meravigliosa. Perché? Perché è condita dalla sua parola.
Ecco che io lavorerò nella gioia, nella speranza, con entusiasmo e non come stava facendo Marta, nell'affanno, nella preoccupazione, sapendo di non essere riuscita a fare tutto ciò che doveva fare e non sa se riesce a finirlo e si preoccupa quindi degli altri. Metti l'ascolto della parola, metti Dio al primo posto, nella tua giornata, perché dire nella tua vita è troppo generico. Nella tua giornata riserva uno spazio. Noi come coinonia lo chiamiamo preghiera personale. E da quello spazio di ascolto della parola arriverà una benedizione nel tuo lavoro. Un lavoro nella serenità, anche se ci sono sempre grandi difficoltà. Dio ti benedice. Signore Gesù, grazie per questa parola che oggi ci hai donato. Grazie perché tu ci insegni che vieni al primo posto. Grazie perché tu ci parli attraverso questa meravigliosa parola. E grazie perché oggi mi dici di non temere, di andare avanti, di confidare in te, mettere nelle tue mani le pesantezze che vivo, le difficoltà, le crisi anche nel lavoro. Confido che tu, come Dio buono e Padre provvidente, interverrai prontamente nella mia vita. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, lo slogan di oggi è: ascolta Gesù e non sarai turbato. E Lui porterà la pace nel tuo cuore per lavorare bene e vivere bene. Amen. Questa domenica, per chi di voi è vicino, nelle vicinanze di Milano, faremo un incontro, domenica 13 ottobre, chiamato Gesù Vive, dove insieme pregheremo la Sua parola e invocheremo lo Spirito Santo, perché in mezzo a noi operi grandi cose. Nel nostro sito ci si può iscrivere, così come alle serate nuove, chiamate La Verità vi farà liberi, 24 e 31 ottobre saranno una grande novità per questo anno. Quindi io vi ringrazio carissimi per avermi ascoltato e accolto, ci vediamo domani, ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La Verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!